E allora, eccoci. Comincio io questa strana e anomala chiacchierata. Essendo i miei compari in giro per il mondo, abbiamo deciso di fare una chiacchierata molto particolare, perché la faremo ognuno dalla sua postazione, ovunque ci troviamo, però ritenevamo che era necessario dire qualcosa a proposito di quello che sta succedendo in questi giorni, in Parlamento e fuori dal Parlamento. Allora, è una chiacchierata anomala per una crisi di governo anomala, perché come ha scritto molto bene stamattina De Angelis su Huffington Post, questi signori che ci hanno governato fino ad oggi, che stanno ancora governando, neanche le crisi di governo sanno fare. C'è grandissima confusione, c'è stata la conferenza, la riunione dei capigruppo l'altro giorno, c'è stata la mozione della Lega che non è passata invece quella firma PD, votata anche dai 5 Stelle. E pare che adesso la giornata ultima in cui si dovrà decidere qualcosa, probabilmente le dimissioni di Conte, sarà il 20, di agosto. Allora, che cosa succede? Intanto c'è stato un cambio di scenario con dei protagonisti parzialmente nuovi. Chiaramente il protagonista principale è Matteo Salvini, che sta cercando di fare il bello e cattivo tempo. Dagli scranni del Senato, ma anche dal suo posto, dalla sua scrivania al Viminale, perché nel frattempo i ministri in carica della Lega sono rimasti lì. Non ha ritirato i ministri, non so e neanche mi interessa particolarmente se questo fatto sia per lui funzionale a gestire meglio la crisi di governo o comunque gli affari correnti che riguardano il suo ministero e i ministeri in capo al suo partito. Tant'è, i ministri sono ancora lì, quindi il governo è ancora in carica. Salvini, che presenta una mozione, annuncia prima dalla spiaggia e poi in Senato che questo governo non può andare avanti, e se la prende, citandolo più volte, con un altro Matteo che è Renzi, nuovo protagonista della scena politica italiana, un Renzi che ha molti punti in comune, tra l'altro, con Salvini, con l'altro Matteo. Perché se Salvini assumeva il ruolo inopportuno e non a lui attribuito di Presidente del Consiglio quando convocava le parti sociali, quando smentiva il suo Presidente del Consiglio, quindi si arrogava il diritto di essere lui stesso il capo del governo, allo stesso modo Matteo Renzi sta cercando di condurre le trattative per conto del PD, pur non essendo lui segretario del Partito Democratico. Anomalia tutta italiana, personaggi che dicono di volersi ritirare dalla politica e che poi rimangono più attivi che mai, cercano prima di lavorare sotto traccia. Ricordo che la vecchia segreteria del PD, quella a guida Matteo Renzi, ha piazzato in lista e quindi in Parlamento molti dei parlamentari, quindi Renzi avrebbe grossi problemi se si andasse ad elezioni, perché molti dei suoi amici, quelli della cosiddetta cerchia, non verrebbero rimessi in lista, non con le posizioni che avevano una volta, anche se il PD dovesse, come è probabile, ottenere qualche voto in più rispetto alle elezioni di un anno fa. Comunque Matteo Renzi sta cercando di gestire da protagonista questa crisi di governo, avanzando l'ipotesi di un governo, di una prosecuzione della legislatura. Per far bene cosa non sappiamo, poi magari qualche parola la spendo alla fine su questo. E il terzo protagonista, secondo me, non è Di Maio, che anzi si sta lanciando in una polemica un po' da Asilo Mariuccia. Salvini ieri l'ha nominato come amico, ha detto di provare comunque stima per l'amico Di Maio e per l'amico Conte, e oggi se andate a vedere sul profilo Facebook di Di Maio troverete questa risposta un po' d'asilo, dammi del lei, cioè chiamiamoci per nome e cognome perché non siamo amici. Invece di provare a, come dire, fare politica con cose di sostanza, adesso c'è una fase di risentimento, sinceramente un pochino, a mio avviso, un po' infantile. Ma tant'è, il personaggio è quello, l'abbiamo visto nei momenti più topici della sua azione di governo, quindi figuriamoci adesso. È un Movimento 5 Stelle gravemente in difficoltà. L'arma che aveva o che si era procurato Di Maio per queste più o meno imminenti elezioni politiche era il taglio dei parlamentari, un'arma spuntata. Salvini ci ha messo poco a spuntarla, cioè
accettato la sfida, ha detto si faccia il taglio dei parlamentari, e quindi in questo modo ha depotenziato una narrativa che Di Maio si stava preparando. Sul taglio dei parlamentari mi sono già espresso anche su Facebook. Il taglio dei parlamentari è anche una cosa buona, io non so se è buona, se è cattiva, non sono particolarmente affezionato a questioni come di questo tipo, sui numeri dei parlamentari. Secondo me sono troppi, però non è tanto questo il punto. Il punto importante, invece, è che con il taglio dei parlamentari che vogliono fare, bisogna mettere in conto che il momento delle elezioni politiche inevitabilmente, verrà spostato in avanti. Verrà spostato non prima della primavera, presumibilmente, del 2020. Per me è una cosa buona, perché andare di fretta alle elezioni è una cosa oggettivamente complicata, però questo significa che bisogna trovare una quadra per far arrivare un governo alle elezioni della prossima primavera. Un punto molto importante che abbiamo sottolineato come gruppo di Liberi Oltre con un articolo a firma Thomas e Michele per l'inchiesta. Siamo contrari e sono contrario a qualunque forma di tentativo di tenere in vita un morto che cammina, qual è quello dell'attuale legislatura. Cioè fare maggioranze raffazzonate che tolgano le castagne dal fuoco da Salvini e che Salvini possa sfruttare poi da un punto di vista di retorica elettorale successivamente, come a dire, ah vedete, io volevo fare le elezioni, non vogliono che il popolo si esprima, significa esporre il paese ad un plebiscito per Salvini quando si andrà a votare. Questa è una cosa che dovrebbero tenere in conto. Certamente non è bello, oggi Salvini ha accreditato comunque di una grande quantità di voti, se si aggiungono i voti dei Fratelli d'Italia, che i sondaggi danno intorno all'8%, si aggiungono quelli che restano di Forza Italia, e siamo intorno al 6,5%, 7%, comunque avrà sicuramente una maggioranza. Meglio però una maggioranza di questo tipo, a nostro avviso, che non invece consegnare a Salvini l'arma finale per poter veramente essere il dominus assoluto italiano, perché sarebbe troppo facile, l'abbiamo visto anche negli anni passati, evitare che si vada a votare e fare un governo tecnico, comunque una maggioranza che poi avrebbe pochissimo, cioè, parliamoci chiaramente, cioè, Movimento 5 Stelle e PD fino a ieri si scornavano, è vero che si scornavano anche fino a un anno e mezzo fa Salvini e Di Maio, però sinceramente si fa il gioco di Salvini in questo modo, e probabilmente Salvini lo sapeva anche quando ha deciso di aprire la crisi di governo in questi giorni di agosto, perché poteva farlo anche prima, poteva farlo dopo le elezioni europee, poteva farlo quando ci si avvicinava al problema legato alla contrarietà del Movimento 5 Stelle alla TAV, poteva farlo ancora di più quando il Movimento 5 Stelle ha deciso di votare per la von der Leyen, e ha aspettato l'ultimo momento, secondo me perché tatticamente Salvini ha pensato di massimizzare un risultato che come al solito è quello del consenso e non pensare ai bisogni dell'Italia. E veniamo ai bisogni dell'Italia. Allora, questo governo, che sia questo o che sia un altro, avrà un problema serio con i conti pubblici. Avrà un problema serio perché intanto Tria stava lavorando ad un rapporto deficit-PIL dell'1,8%. Come trovare i soldi non si è mai saputo, nessuno l'ha mai detto, nessuno l'ha mai anticipato. Ci sono delle ipotesi sul tavolo, ma sono ipotesi che non hanno al momento alcun fondamento, quantomeno non hanno nessuna base sostanziale. Delle privatizzazioni di cui si era parlato non si è vista neanche l'ombra, neanche l'inizio di attività sulle privatizzazioni. Tanto è vero che quei soldi che probabilmente si riusciranno a trovare saranno presi da altre misure, ovvero dalla cancellazione del reddito di inclusione e da una rimodulazione delle tax expenditures, e quindi questo significa aumento della pressione fiscale inevitabilmente, e probabilmente da qualche altra misura
che si può trovare, di piccolo cabotaggio, che si può trovare nei vari rigagnoli della legge bilancio, che prevede normalmente il finanziamento di tante piccole spese, anche per poche centinaia di milioni. Le clausole di salvaguardia valgono 23,2 miliardi per il 2020 e 28,8 miliardi per il 2021. Lasciamo da parte il 2020. Trovare 23 miliardi e contemporaneamente rifinanziare il reddito di cittadinanza e la flat tax significa arrivare ad un conto che è sicuramente superiore ai 40 miliardi. Ora, francamente, io non vedo nessuna possibilità che chiunque vada al governo, chiunque rimanga al governo, riesca a trovare in così breve tempo una cifra così importante, senza aver fatto nulla prima. Lo scenario che mi immagino è che un governo tecnico o un governo, diciamo, con la nuova coalizione possa provare, e secondo me possa anche avere discrete chance di successo, ad ottenere un margine di flessibilità in deroga a quelli che erano stati i patti che erano stati fatti quando si parlava di procedura, perché la situazione è molto complicata, perché ci sono dei nuovi fattori rilevanti che sono una oramai conclamata stagnazione della crescita. Oggi è uscito il dato sulla Germania che arretra, sono ancora dati grezzi, però il PIL tedesco sembra in decremento allo 0,1%. Quindi uno scenario economico difficile, compromesso, con l'America che sta rallentando, con la Cina che abbiamo già visto che rallenta, uno scenario economico che potrebbe dare alla nuova Commissione, come dire, l'occasione per non essere troppo dura con gli scassatissimi conti italiani. Allora, secondo me, quello che farà il governo attualmente in carica o il nuovo governo che si dovesse insediare, pro tempore che si dovesse insediare, sarà quello cercare di contrattare un po' di flessibilità con la nuova Commissione europea. Questo ben difficilmente, secondo me, significa fare il 3% di deficit, probabilmente si torna intorno al 4-2,5%. E comunque vale una quindicina di miliardi, 14-15 miliardi in più di deficit aggiuntivo che potrebbero consentirci di fare. Tutto questo però è una situazione che è complicatissima. Tutto questo è una situazione che vede appunto un Salvini che racconta che loro la finanziaria l'hanno fatta, l'hanno già preparata. I tecnici che sono al suo fianco, sappiamo quali tecnici sono e quale profilo professionale, accademico, scientifico hanno, avrebbero già approntato una finanziaria. Significa, ancora una volta, anche in questo caso, dare a Salvini la possibilità di sviluppare una retorica molto aggressiva, in una parola, a raccontare ancora balle, perché nel caso in cui scattassero le clausole di salvaguardia, le potrà dire noi non l'avremmo fatta scattare. Nel caso in cui si ritrovassero i soldi, lo scenario un pochino migliore, non scattassero quindi il caso di salvaguardia, il scenario sarebbe un tantino migliore, ma, come dicevo prima, si sarebbe comunque alimentata la storia che non si sono fatti esprimere gli italiani, i votanti. Un po' io vedo anche un'altra ipotesi, che una parte dei soldi si possa reperire dal reddito di cittadinanza. Il reddito di cittadinanza non è mai piaciuto alla Lega, Salvini non l'ha mai nascosto, l'ha accettato, torto collo. Per l'anno prossimo sono circa 8 miliardi, qualcosa si potrebbe anche ricavare da lì. Ed ecco che fra una misura tolta e un po' di flessibilità in più, probabilmente, o magari la possibilità di rimandarle, di rivedere l'anno prossimo, quando secondo gli analisti il ciclo economico dovrebbe parzialmente ripartire, magari si potrebbe ottenere questa indulgenza da parte della nuova Commissione. Nella crisi di governo c'è un terzo attore, secondo me, che fino adesso è rimasto silente, che è Mattarella. Perché in tutto questo scenario, ricordiamoci che poi l'ultima parola spetta al Presidente della Repubblica. Allora, il Presidente della Repubblica, qua, se e quando, il 20, Conte andrà a segnare le dimissioni, che cosa farà? Sicuramente comincerà un giro di consultazioni, anche se breve. Ci sta nella dinamica, nella, come dire, grammatica istituzionale che si faccia un giro di consultazioni per vedere
se si riesce a trovare questa famosa maggioranza alternativa, se il Parlamento riesce ad esprimere comunque un governo. Dopodiché, se ci dovesse essere questa cosa del taglio dei parlamentari, comincia un periodo e si andrà a votare per un nuovo Parlamento, eventualmente quando si andrà a votare per un nuovo Parlamento, pare con il vecchio sistema. Qui già si comincia a sentire la solita voce, purtroppo già sentita tante volte, che è quella di fare una nuova legge elettorale. Ancora una volta, tutto grasso che cola per Salvini, che potrebbe sfruttare anche questo, così come l'hanno sfruttato all'epoca i 5 Stelle, quando dicevano che la legge elettorale era stata fatta apposta per non farli vincere. Attenzione, Salvini è già molto abile ad utilizzare la retorica e ad utilizzare tatticamente alcuni argomenti. Gli si stanno dando ancora altri argomenti perché vinca. E questo non è un bene. Oggi c'è stata la sentenza del TAR che si è pronunciata sull'Open Arms con una sospensiva. Praticamente ha girato il decreto sicurezza. La Open Arms può arrivare in Italia, può far sbarcare 145 diciamo, passeggeri. Okay. E Salvini ha colto subito al balzo la questione per rilanciare l'idea di nuovi provvedimenti di urgenza contro questo. La mia preoccupazione è che un Salvini molto forte, un Salvini che diventa sempre più forte, che quando si andrà a votare ottenga realmente una maggioranza, possa mettere mano non già e non più alle attribuzioni di poteri sui porti e sull'ingresso degli stranieri, come ha fatto nel decreto di sicurezza bis, ma anche ad una riforma della giustizia. E questo sarebbe veramente il peggior scenario possibile, quindi con un governo che supera le barriere della divisione dei poteri e arriva anche a determinare scelte a quel punto realmente autoritarie. Io la vedo così, cioè la vedo male e vedo che i politici ancora una volta stanno facendo, i politici che stanno a Roma ancora una volta stanno facendo un pessimo gioco sulla pelle nostra, sulla pelle degli italiani. E a questo punto il meno peggio credo che sarebbe andare a votare subito, se questo governo non deve essere più in piedi, e poi si veda quel che succede. Ultima cosa, è una sensazione che mi è venuta proprio nelle ultimissime ore. Non escluderei completamente un passo indietro da parte di Salvini. Cioè vedo, intravedo, poi magari mi sbaglio, sicuramente è così, intravedo qualche segnale di debolezza. Cioè il Salvini il baldanzoso che dalla spiaggia dell'altra sera, credo che fosse a Pescara, non ricordo, era in Abruzzo, credo, che annunciava, si arrogava i pieni poteri sperando che il voto gli desse pieni poteri, mi è sembrato molto più morbido nelle ultime ore, questione TAR a parte. E allora quello che dico è che, essendo la sua, come diceva giustamente Capone nella chiacchierata che ha fatto con Michele, Salvini è un ottimo tattico, ma non è uno stratega. La mia sensazione è che tatticamente potrebbe anche decidere di ammorbidire i toni e fare un passo indietro, che non significa come dire, rinunciare a tutto quello che ha fatto negli ultimi giorni. Però magari se dovessero offrirgli un nuovo patto per andare avanti qualche mese, quelli dei 5 Stelle, chissà, magari si è fatto i conti, qualche sondaggista gli ha detto che non ha ancora la certezza di avere con nuovi voti, con nuove votazioni, la maggioranza del Parlamento, e allora magari sta riflettendo. Vedremo nei prossimi giorni. Come dicevo all'inizio, questa è una crisi di governo estremamente complicata, vuoi per il periodo in cui è nata, vuoi per come si è sviluppata, vuoi perché gli attori sono veramente schizofrenici.
sono persone, non sono statisti, sono persone che guardano al loro tornaconto immediato, non riescono a guardare al di là di uno, due, tre mesi, quando uno statista dovrebbe essere in grado di ragionare in ottica di legislature anche oltre. E invece questi qui ragionano alla giornata, a seconda degli umori del momento e soprattutto a seconda del sentiment che ottengono dal consenso che riescono a raggiungere. Questa è la mia opinione. Poi vedremo che cosa succede nei prossimi giorni. Adesso me ne andrò qualche giorno in vacanza, non moltissimi purtroppo, ma cercherò di rilassarmi un pochino. E dopo questo mio intervento immagino che vedrete quello degli altri, perché con Michele, Gianluca e Thomas, se siamo messi d'accordo, avremmo fatto questi spezzoni e poi li avremmo assemblati in un unico video. Ok, ciao, grazie a tutti.